Ciao a tutte ragazze, oggi Balismail vi propone un tutorial che ci è stato richiesto. Dunque, proverò a spiegarvi i passaggi di una copertura in gel monofase su unghie naturali. L'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo non ho la disponibilità di una modella, quindi ve la propongo sulla tip. Spero che comunque vada bene lo stesso. Dunque, punto 1. Sgrassare con il cleaner l'unghia naturale e disinfettare per bene le vostre mani e quelle della modella. Ovviamente io ora che sto lavorando su tip mi sembra inutile farlo, comunque credo sia chiaro il concetto. Iniziate ad opacizzare l'unghia naturale con una lima dolce adatta per le unghie naturali. Applicate il Bonder, che è un deidratante e serve a deidratare ancora di più l'unghia naturale in modo da aprire maggiormente i pori. Dopodiché andate ad applicare il primer, che è un mediatore di adesione e serve per preparare l'unghia a ricevere il gel. Il mio va asciugato 2 minuti in lampada, ma non tutte le marche fanno catalizzare il primer in lampada, alcune aziende lo fanno asciugare all'aria. Dopo il primer andiamo a passare una leggera passata di gel a smalto. Il gel ovviamente deve essere il vostro costruttore e catalizzate in lampada. Grassate l'unghia e partite a delineare il vostro French. Io ho un metodo per applicare il French gel, lo applico e poi lo delineo con il pennello piatto. Uso il decoratore per applicarlo. Una volta finito il French, catalizzate per 3 minuti. Allora, catalizzate il French, ora c'è uno dei passi più importanti della copertura. Dobbiamo creare la curva C. Molti la chiamano bombatura, io invece la chiamo perla. Prendete il pennello piatto e raccogliete dal contenitore del gel una piccola pallina. Poggiatela ruotando con il pennello al centro dell'unghia. Dovete essere molto veloci nel farlo. Spingete con il pennello i laterali al gel in modo da riempire il tutto. Capovolgete l'unghia in modo che il gel scivoli più al centro e non ai lati. Una volta fatto, catalizzate. Sgrassate e limate, iniziando a stringere i laterali, poi sfumate, sempre dal basso verso i laterali, senza mai toccare il centro, e anche in punta. Passate su tutta la superficie il buffer, così andrete a levigare tutti gli avvallamenti che ci sono. Dopodiché andate a stendere un abbondante strato di finish sigillante, facendo attenzione a chiudere benissimo la punta, mi raccomando. Poi catalizzate. Ovviamente il mio sigillante non va sgrassato, mentre alcune marche richiede di sgrassarlo. Per finire, olio cuticole. Olio cuticole, magari ci mettete anche una cremina alle mani e niente, finito. Spero che il mio tutorial vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!